però come ultimo io volevo sentire da Lorenzo della prima C di, dell'Aldo Moro di Napoli, cosa fate concretamente? Poi in ultimo vorrei che Iago Rossi chiudesse un po' l'intervento e ho delle domande a proposito, perché l'idea di avere uno scambio nei luoghi come la, questa area di scambio per le biciclette, il mio sogno a Valle Aurelia per esempio. Ok, perfetto, grazie. Noi siamo i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro, scuola secondaria di primo grado, situata a Ponticelli, un quartiere che si trova nella zona est di Napoli. Nella nostra scuola facciamo molti progetti con i quali impariamo a curare un orto e un giardino, anche curando quelli della nostra scuola. L'anno scorso curammo il nostro orto nel progetto orto didattico e piantammo alcuni ortaggi e lo curavamo ogni settimana innaffiando le piante e togliendo le erbacce. Curavamo anche il giardino sempre una volta a settimana sempre togliendo le erbacce, a volte anche piantando fiori o cose del genere. La domanda la rivolgo io alle ospiti russe. Che tipo di comportamenti ci suggerite di adottare per migliorare la qualità dell'ambiente urbano? No, not only Naples. So we have actually one very interesting experience of clean games. So we are having such kind of partners which are gaming the waste. Cleaning the neighborhoods from waste. And it is a real game. So you're receiving great scores for keeping metals, keeping just various types. Also, we have the competition on the maybe most artistic waste. So it's a really drive, great drive. And it's not in the book, but the... Actually, the waste is the resource. And from this resource, we could do a lot of things. So it means that we really could have a very good involvement of all citizens, of all neighborhood, of all neighbors in cleaning area, then giving this ways to write SMEs, private sector, who could then process it. And this is circular economy agenda, which is really great. La proposta che loro fanno è quella di focalizzarsi sul tema dei rifiuti, quindi iniziare a fare una raccolta diciamo nella vostra zona e nelle zone limitrofe e cercare di valorizzarli in un modo artistico, quindi cercare di sviluppare una potenzialità di vederli come una risorsa. Ecco. Anche, va bene, grazie. Anche uno strumento musicale, sapete, a Napoli c'è un signore che ha un gruppo e organizza proprio un'orchestra che suona strumenti fatti con appunto tutta una serie di rifiuti. Dopo vi do il link. Allora, torniamo a Roma.